17, dove il neozelandese Lux Heppa ha stupito più di 6 milioni di utenti con il suo tuffo a bomba e annesso lancio di palla. Direi che quella palla è arrivata a un'altezza sospetta. Non me l'aspettavo. Questo deve essere finto perché la biologia dice aia. Allora, è vero o è una burla neozelandese? Non è un falso. È solo che Lux conosce la fisica. Quando colpisce la superficie, sposta l'acqua, che non ha altro spazio dove andare se non in alto. Ma non è questo primo schizzo che spinge la palla in aria. Questo avviene dopo. Quando finisce in acqua, lascia dietro di sé una colonna d'aria che però ha vita molto breve. Questo perché l'acqua la riempie subito. Assume la forma di un bicchiere con la parte superiore rivolta verso il cielo, prima che l'acqua si incontri in un punto preciso, detto punto di distacco. Quando l'acqua riempie lo spazio che è rimasto vuoto, tutto il perimetro esterno si scontra al centro. E l'unico punto dove può andare è verso l'alto, portandosi dietro la palla. Ma cosa rende il lancio di Lux così defetto? In questo trucchetto, Lux è un maestro perché ha lavorato molto per perfezionare la sua tecnica. Intanto si tuffa dal pontile cercando di andare più in alto che può, cosicché su di lui agisca una maggiore forza di gravità che lo fa impattare con l'acqua a velocità più alta. E quando colpisce l'acqua, con il corpo assume una forma tipo a V. In questo modo sposta quanta più acqua possibile e riesce a farlo in maniera molto simmetrica. Non c'è dubbio che l'abilità di Lux nel lanciare la palla è una bomba.